Già da ieri c'è stata grandissima efficienza, alle 7.07 si è registrato il sisma, alle 7.20 il nostro centro operativo comunale era già operativo, io ero in stretto contatto, questo la dice lunga perché queste cose accadono se si è preparati. Ovviamente anche la notte è stata una notte di preoccupazione, noi non abbiamo allentato la nostra attenzione, abbiamo mantenuto lo stato di allerta, abbiamo dormito con un occhio come si suol dire. Tutti hanno mantenuto le proprie funzioni, fortunatamente sono state le scosse ma la città non lo ha percepito e la cosa è stata tranquilla, ma eravamo pronti anche in caso di necessità ad ospitare, ci eravamo attrezzati. Qui voglio dire grazie veramente a tutti coloro che si sono anche questa volta adoperati, perché Fano ancora una volta ha dimostrato che quando ci sono le emergenze è pronta. Continuerete a formare e ad informare la popolazione? Sì, questo è un elemento importante. Noi già il 6 novembre avevamo fatto un'esercitazione a dimostrazione che sono utili, perché sia i cittadini devono essere pronti ma anche noi dobbiamo essere pronti. Ogni esercitazione è un modo per correggere e modificare alcune cose che non fanno. Ma ieri erano le 7.07, se fossero state le 10 o le 11 la città era nella piena operatività, i ragazzi erano a scuola, quindi sarebbe stata una situazione, una storia diversa. Allora anche per questo abbiamo deciso di continuare i nostri percorsi di formazione e esercitazione, ma li faremo anche in tutte le scuole, in ogni scuola, perché augurando che queste cose non si verificano mai, perché il nostro comportamento ha sempre un filo conduttore, prepararsi al peggio pensando al meglio. Non ci auguriamo mai che queste cose che accadono, ma se accadono dobbiamo essere pronti.